Buonasera, buonasera dallo stadio Ezio Scida di Crotone per il posticipo delle 18 del campionato di Serie A Crotone-Sassuolo. Buonasera ad Antonio Lopez e Mauro Tedesco che cura l'assistenza tecnica. È una partita fondamentale quella a cui assisteremo e che racconteremo tra poco. Fondamentale perché il Crotone deve vincere se vuole continuare ad alimentare una pur minima speranza di potersi salvare. Calabresi ultimi a 12 punti con Torino, Cagliari e Parma che stanno davanti e per ora le unica portata di classifica. Non sarà semplice vincere stasera perché il Sassuolo non vuole perdere contatti con la zona Europa League, anche se il distacco da Lazio, Atalanta e Napoli comincia a farsi pesante. Non c'è Bogà stasera e anche Chiriches fermato da un risentimento al centro della difesa. De Zerbi ripresenta Peluso a guidare i compagni in campo, il calabrese Domenico Berardi, originario di Cariati, una ventina di chilometri da Crotone, dove è nato il 1 agosto del 94. Fa molto freddo stasera allo Scida, temperatura poco sopra lo zero, ma il grado percepito è di molto inferiore, anche perché spira un fastidioso vento di tramontana. Sarà comunque una serata secca, ma ripetiamo freddissima. Attenzione, Sassuolo in vantaggio! Sassuolo in vantaggio al 14esimo. Il Sassuolo è passato in vantaggio, c'è stata una bella azione da parte della formazione di De Zerbi col pallone che è stato preso, conquistato da Berardi, il quale ha fatto qualche passo in avanti e poi c'è stata la conclusione del giocatore calabrese originario di Cariati, lo ricordiamo, a 20 chilometri proprio qui da Crotone, che ha incrociato di sinistro sul primo palo, ha ingannato Cordas, il pallone raso terra, una conclusione per la verità neanche tanto forte, neanche tanto potente, ma molto precisa nell'angolino alla sinistra di Cordas e si è infilata. E dunque dopo 14 minuti il Sassuolo è passato in vantaggio con il suo capitano, il calabrese Domenico Berardi, che ha infilato appunto il portiere del Crotone. Consideriamo che la formazione di Farnè, il pareggio del Crotone, bellissima azione di Onas sulla sinistra, entrato in aria, una serpentina, ha superato Rogerio, poi ha incrociato sul secondo palo, imparabile per Consigli, di destro la conclusione di Onas, e dunque la partita è tornata sul binario dell'equilibrio. Crotone 1, Sassuolo 1, a te la linea. Torniamo allo Scida, Crotone Sassuolo, Lopez. Grazie Marchesi, 28:50, quindi 29 minuti di gioco, ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo con Crotone Sassuolo, dunque, che sono tornate in parità sul risultato, sul punteggio di 1-1 grazie al gol di Onas realizzato al 27esimo, quindi pochi minuti fa. C'è stata una bella serpentina del giocatore che è andato in fuga sulla destra, è entrato in area di rigore, si è messo di fronte a Rogerio, lo ha puntato praticamente, poi lo ha superato, è rientrato e ha scaraventato un gran tiro sul secondo palo, sul palo opposto, lui proveniva da destra, con Consigli che ha tentato l'intervento, non è riuscito a intercettare la traiettoria del pallone che era molto preciso e potente. Davvero un bel gol quello del giocatore del Crotone, del neoacquisto del Crotone, ex Napoli, con primo centro con la maglia rosso-blu, e ha riportato in parità e in partita soprattutto la sua squadra, che si era un po' smarrita dopo il vantaggio del Sassuolo ad opera del calabrese Domenico Berardi. Crotone Sassuolo, Antonio Lopez. 39:23 qui allo Scida, sempre 1-1 tra Crotone e Sassuolo, e Sassuolo vicino al secondo gol nel tratto non collegato, con un tentativo di Berardi rimpallato appena dentro l'area di rigore, il pallone si è impennato, è arrivato nei pressi di Djuricic all'altezza del vertice destro dell'area piccola, lato piccolo, lato corto dell'area piccola del portiere della porta, appunto dell'area di Cordes, il portiere del Crotone, ha toccato di testa Djuricic, ha schiacciato da pochi passi, con Cordes appunto battuto, è rimasto di sasso, ma il pallone ha sfiorato il palo alla sua sinistra, quindi pericolo scampato per la squadra calabrese, col Sassuolo che però deve mangiarsi le mani per non aver approfittato di una ghiottissima opportunità per portarsi sul 2-1. E ancora Sassuolo però che riconquista il pallone all'altezza del centrocampo, poi è Petriccione che riesce a vincere anche un contrasto, serve Aunas, ancora Crotone
in avanti, palla per Pedro Pereira, c'è questo tentativo, esce Consigli, c'è un contatto in area di rigore, va a terra il giocatore del Crotone, ma non c'è fallo perché l'arbitro era ben appostato, indica la bandierina del calcio d'angolo e c'è soltanto un corner in favore della squadra di Giovanni Stroppa. Pallone che viene posizionato sulla lunetta della bandierina alla sinistra della porta difesa da Consigli, già battuta, palla a terra, una si rimette in mezzo, palla lunga, esce male Consigli e poi c'è il gol del Crotone, errore della difesa del Sassuolo, ci sono anche le proteste da parte dei giocatori della squadra allenata da De Zerbi con un errore in uscita di Consigli che non è riuscito a smanacciare il pallone sul calcio d'angolo, Consigli che è rimasto a terra. E poi c'è stato anche il tentativo di chiusura da parte di Marlon sulla linea di porta, il pallone che si è impennato anche in questo caso a due passi, c'era Di Carmine che ha incornato e saltato di testa e ha messo in rete senza alcuna difficoltà e dunque situazione che è stata completamente ribaltata nel giro di pochi istanti dal Crotone, si è passati dallo 0-1 al 2-1, ha raddoppiato al 42esimo Di Carmine di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma soprattutto di un errore da parte della difesa del Sassuolo. Però nel frattempo, a seguito delle proteste della formazione dei giocatori della formazione di De Zerbi, l'arbitro è stato invitato dai colleghi del VAR a visionare l'azione, dunque si è portato proprio nei pressi del monitor ai bordi del terreno di gioco in mezzo alle due panchine, sta visionando l'azione, vedremo cosa deciderà, fa segno che ha indicato il VAR e ha annullato la rete, evidentemente c'è stato un fallo commesso in attacco da un giocatore del Crotone, proveremo a verificarlo tra qualche istante, ha annullato la rete di Di Carmine, si resta sul risultato di parità dopo 43 minuti di gioco. Nel corso del primo tempo era stato Di Carmine che aveva portato in vantaggio il Crotone, rete annullata a seguito dell'intervento del VAR e il signor Pezzuto, dopo aver visionato le immagini, ha indicato il punto di battuta, calcio di punizione in favore del Sassuolo. Torniamo in collegamento per il secondo tempo del posticipo pomeridiano di oggi della Serie A tra Crotone e Sassuolo. C'è stato un fallo in area di rigore ai danni di Berardi. L'arbitro ha indicato il dischetto nonostante le proteste dei giocatori del Crotone. Dunque calcio di rigore in favore del Sassuolo. Alla battuta il centravanti della formazione di De Zerbi, Caputo, rincorsa, palla centrale, battuto Cordaz e Sassuolo di nuovo in vantaggio, dunque è cambiato nuovamente il punteggio qui allo Scida col Sassuolo che si è riportato in vantaggio sul Crotone per 2-1, il calcio di rigore trasformato proprio pochi istanti fa da Caputo che non ha lasciato scampo a Cordaz che si è buttato alla sua destra ma il pallone era teso centrale, forte, potente il tiro da parte dell'attaccante del Sassuolo che si conferma attaccante davvero prolifico, ha riportato davanti la sua squadra, Golemic da questi verso Luperto, ancora Cordaz ma sbaglia l'appoggio in avanti, ne può approfittare di nuovo il Sassuolo, il tentativo centrale ancora di Caputo che però sbaglia, conclude male e poi il pallone viene ribattuto dalle spalle di Golemic e termina in calcio d'angolo, ancora una ghiotta opportunità per la formazione di De Zerbi. Nuovamente linea all'uscita per Crotone Sassuolo, Antonio Lopez. Il tiro di Aunas che termina sul fondo alla sinistra della porta di Consigli, fuori di poco, c'è stata la conclusione del giocatore francese autore del gol del pareggio nel corso del primo tempo, lo ricordiamo, la conclusione adesso dell'attacco
attaccante con i capelli biondi, il pallone che è terminato sul fondo, pericolo per la porta del Sassuolo, ma nulla di fatto. Dunque il punteggio resta inchiodato sul 2-1 in favore della squadra di De Zerbi. Magnanelli che manovra ancora sulla destra, ancora questo tentativo con il giocatore che si accentra, sta per entrare in area di rigore, poi viene fermato, va a terra, non c'è fallo. Jonas che si libera con una finta di un avversario, va in avanti, si accentra, poi cede sulla sinistra per Pedro Pereira, la conclusione debole, però incespica anche sul pallone, va a terra, si lamenta, ancora il Sassuolo che avanza, ancora questo tentativo centrale, poi la conclusione, la parata di Cordaz che si accartoccia a terra. Domenico Berardi che sta per battere di sinistro proverà ad aggirare la barriera composta da quattro giocatori, e così infatti, però la barriera riesce comunque ad opporsi al tentativo del giocatore del Sassuolo, ma la palla resta appunto per la formazione ospite che va al gol, terzo gol, ma forse c'era un fallo commesso in questo caso in attacco da parte del Sassuolo, rete annullata al Sassuolo, non ci sono state esitazioni da parte del signor Pezzuto che è stato inflessibile. Muldur aveva colpito di testa ma evidentemente era in posizione irregolare, perché c'era anche il secondo assistente con la bandierina alzata, il signor Saccenti in questo caso, e l'arbitro Pezzuto ha indicato il punto di battuta, ha comandato il calcio di punizione in favore del Cotone. Ancora simile avanti verso Aonas che si gira, tenta la conclusione di sinistro per l'angolino, ma era piazzatissima in questo caso Consigli, tiro peraltro anche abbastanza centrale, non ha avuto difficoltà il portiere della Sassuolo ad intervenire, a bloccare il pallone e poi a rinviare verso De Frel che tocca, poi Berardi ancora verso De Frel, siamo già nei pressi dell'area di rigore del Crotone, si gira il giocatore, poi serve un compagno, serve Traoré che cincischia ancora verso Berardi che indica la posizione per il compagno smarcato, poi va a ricevere, conclude, esce dai pali Cordaz di piede, libera e salva anche in questo caso dalla terza capitolazione. Fischia tre volte il signor Pezzuto, dice che può bastare, si chiude qui questo posticipo allo stadio Scida di Crotone, il Sassuolo ha battuto la formazione di Stroppa per 2-1, ripetiamo la successione delle reti, Berardi e Unas nel primo tempo e poi il rigore di Caputo nella ripresa.